Dobbiamo ripartire sicuramente da un dato importante che riguarda la mobilità degli italiani verso l'estero. Ci sono degli importanti flussi migratori fatti di giovani, non solamente giovani, anche persone non necessariamente laureate, che dobbiamo poter accompagnare in questo percorso di internazionalizzazione, e dobbiamo farlo intercettando i loro bisogni. Per far questo abbiamo bisogno di un forte investimento anche sulle tecnologie digitali. Abbiamo iniziato a lavorare qui al Ministero degli Esteri con il team Italia Digitale, vogliamo continuare a farlo per fornire servizi a distanza, per lavorare su sistemi di pagamento anche a distanza, per facilitare una digitalizzazione dei servizi consolari. Nel far questo dobbiamo al tempo stesso ringiovanire i servizi e quindi assumere persone nella pubblica amministrazione. Abbiamo bisogno di ripartire con le assunzioni, questo è davvero un punto importante. Purtroppo le politiche di blocco del turnover hanno creato un processo di progressiva anzianità della pubblica amministrazione, siamo oltre i 50 anni di media, questo non favorisce il dialogo con le nuove generazioni, con la società civile, con le imprese. Quindi ripartire con la digitalizzazione e al tempo stesso ripartire con le assunzioni.